Ciao Fiorellini, ciao Fiorelline, tempo è brutto e i capelli fanno schifo. Vi volevo far vedere una mia compera per fare i trucchi. Ci stavano tutti i trucchi, però adesso l'ho levati tutti per farvela vedere bene e poi vi faccio vedere dopo che l'ho fatto vedere cos'è, vi faccio vedere, è una cosa per tenere tutti i trucchi dentro. E poi ve la faccio vedere vuota e poi dopo ve la farò vedere quando è pieno di tutti i trucchi. Prima di iniziare questo video, vi voglio dire di iscrivervi al mio canale se volete e cliccare la campanellina e commentare qua sotto. Via la sigla! Sono arrivata. Allora, siccome che io non c'ho una postazione fissa per truccarmi, pure per fare i video, perché una volta la faccio qua, una volta la faccio di là, perché d'inverno in sala non c'è tanta luce. E poi, siccome è un salone grandissimo, io sono freddolosa, c'ho freddo. Adesso infatti si è acceso la stufa e perciò la faccio pure qua con i quadri di mio padre qua dietro. Ok, l'ho comprata a cinese. Sono andata a vedere che mi serviva questa cosa, perché siccome quando mi trucco la notte la lascio là, la notte la lascio qua, e sembra che ho pochissimi trucchi. Invece mettendolo là dentro e tirandolo fuori c'ho abbastanza trucchi. Non sono tanti tanti, però un po' di trucchi sono. Questo qua l'ho pagato 33 euro. È questo qua. Per mettere i trucchi dentro. E si apre qua, si apre sopra e adesso giro la fotocamera e vi faccio vedere bene. Allora, tutti i trucchi che stavano là dentro sono questi qua. Che dopo rimettiamo a posto. Questo è quel coso che vi dicevo. Vedi, questo è dietro. È fatto così. E qua. Questo si apre. Come vedete c'è pure per chiudere la chiave. Questo si apre così. Apriamo e qui ci metti le cose e poi questo si apre così. Oddio, mi sono scordata di fare questo. Queste sono le chiavi e questo si apre di qua. Si apre pure di qua e qui io ci metto tutti i trucchi e i pennelli, le fondotinte. Dopo vi faccio vedere come ho messo le cose dentro. Questo chiudiamo, si chiude le chiavi, si chiude così. A me non è che mi serve da chiudere a chiave, però c'è pure la chiave volendo. Questo serve se vai, che ne so, vai in vacanza, robe così. Non che so come si fa. Sinceramente non so come si fa, non lo so, vabbè, comunque si può pure chiudere. Adesso metto dentro le cose e vi faccio vedere. Ho messo questi due qui, poi mettiamo quest'altro qua così, e mi ci voleva proprio un coso così perché non ce l'avevo.
pure i fondotinta ci mettiamo perché non so dove metterli. Ecco. Poi piano piano comprerò tutte le cose migliori, non so. Questo fondo cipria lo mettiamo qua. Ci ho sbagliato. Ah no, l'ho messa bene. E questo ci mettiamo pure questo qua. Poi i cosi li mettiamo tutti qua. I rossetti li mettiamo tutti qua. Ah, si è stappato questo, vabbè. Ecco, l'ho messo così. Allora, i pennelli l'ho messo tutti qua, i rossetti l'ho messo tutti qua, però vabbè, devo comprare più cose. Qui ci ho messo tutti fondotinta e tutti i trucchi per sopralocchi, e questo qua vabbè pure per sopralocchi, però io non lo uso mai, la cipria, le forbicette, la punta matite e il brush, questo è il coso, il correttore e tutte le tutte i correttori, il rim. E poi piccolini le matite e un altro rime piccolino. Questo si chiude così, come vi ho fatto vedere prima, e si chiude tutto. Si chiude e poi chiudi così e così, volendo poi chiude pure con la chiave, però io sono buona. E questa è la valigia dei miei trucchi, che pesa un quintone e dovrò comprare i miei trucchi. Ecco, mi sono organizzata e l'ho pagata 33 euro. Ecco, vi ho fatto vedere come mi sono organizzata i miei trucchi. Adesso da sceme deve arrivare un altro fondotinta e una matita per le sopracciglia, e poi piano piano mi comprerò altri trucchi. Quelli che non mi piacciono li butterò via, perché ci sono delle cose che ho quasi finito, le butterò via. Però mi sono fatta questa valigia per mettere i trucchi dentro, e c'erano anche più grandi, c'erano quelle grosse così e costavano 80 euro, però per ora mi va bene questa. Poi se ci avrò tanti trucchi, non mi entreranno più qui, allora per forza dovrò comprare o un'altra più piccola, un'altra così, grande così, e ce l'ho due, così metto i trucchi, se no mi riperdo sempre, mi riperdo. Infatti dopo che ho comprato questa cosa sono andata a pensare un po' a corridoio, dappertutto, cioè, perché purtroppo se non ho la postazione non sapevo dove mettere questi trucchi, e adesso lo so perché mi sono comprata questa cosa qua. E va bene, io adesso vi posso lasciare perché finisco per questo video, spero che vi è piaciuto e vi è piaciuta la mia valigetta di trucchi Beauty Care, Beauty Care, non so come si chiama, vabbè, pesa tantissimo, quando è vuota no, ma con tutti i trucchi che io pensavo neanche ce l'avevo, tutti questi trucchi, pesicchia abbastanza. E c'era pure un'altra più grande, era grande così, io penso lì c'è trauma, ma quanti trucchi ci sarebbero stati. Però costava 80 euro, 100 euro, boh, grande così. Questa l'ho pagata 30 euro, 30 euro 90.
mi sa, una cosa del genere. E va bene, io adesso vi posso lasciare perché è finito pure questo video. E ciao, al prossimo video. Ciao, commentate sotto.